Bella ragazzi, sono Doro Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. C'è una bufera molto cattiva qua. Non si vede nulla. Vabbè, a parte gli scherzi. Allora, siamo nelle ultime fasi di conclusione. Allora, l'ultima volta abbiamo provato ad entrare in un coso nanico. Solamente. Ma c'è qualcuno là? Vabbè, allora qui cambia tutto. Comunque, stavo dicendo che nello scorso episodio, o 2 episodi fa, insomma, o l'episodio scorso o 2 episodi fa, ho provato ad entrare dentro a un... Che cazzo? In un tempio nanico molto simile a questo, soltanto che una volta che sono entrato è crashato tutto semplicemente. Quindi per questa volta ho detto no, basta. Adesso facciamo qui, visto che sicuramente saranno in alto. Oh, forse no, forse no. Dai, usiamo un bel rallentatempo. Ecco. Eh no, rallentatempo. Ora che tu attacchi, non trocagiti. Che è morto anche lui. Il prossimo chi è? Ah, eccolo là. No. Ah, un colpo e via. Molto semplicemente. Vanno fuori come il pane. Oh, e un altro, eh? Come si protegge però? Ah, se sì, non sto neanche qua più di tanto. Porca puttana. Pensavo ci fosse uno scalino lì. Allora, mi fa ripartire dall'inizio? No, perché ho usato il teletrasporto. Quindi mi farà riapparire qua, ne sono più che certo. E invece no. E ritorniamoci. Poi se vedo che ancora crasha, cioè, ba cioè basta, cioè io mi dimetto. Cioè sì, proprio io mi dimetto completamente. Rallentatempo, grazie. Io mi dimetto. Perché non è possibile. E vabbè. Sì, ciao ciao. Cioè, no, allora, non ho capito. Ho ucciso quello che era di dietro lui. Cioè, scusa, fammi capire sta cosa. Ciao ciao. Sì, ma poi anche se li lutto. Comunque, cioè, hanno... Aia. Poco e niente, quindi... Ciao. Comunque, non ne vale la pena più di tanto, perché guarda. Cioè, vabbè, 15 di frecce, però non abbiamo l'arco, anche perché... Insomma. Porta pazienza. Cioè, noi siamo guerrieri, non arcieri. E se è crasha. Crash, ok, io mi dimetto. Ok, mi dimetto completamente. Basta. Cioè, ragazzi, cioè, cos'è? Non posso più entrare in un dungeon nanico? No, fammi capire sta cosa. Se io va allora, io adesso vado qui. E all'elevatore. Crash anche qua? Io credo che sì, si è sputtanato tutto, ecco, comunque. Allora, faccio un F5 così se dovesse ricrashare almeno ripartiamo da qua. Jolt, tu vieni? Dai, per favore, per favore, per favore. Mi incazzo. Allora, si è bloccata la visuale per un secondo. Sì. Grande.
Allora, il posto sì, comunque è questo, dobbiamo raccogliere finalmente. Finalmente! Dobbiamo finire di raccogliere questi, quindi facciamolo adesso. Ma chi è? Guarda, guarda! Non va! Non va! Guarda! Si è buggato tutto fatto male, ma... Ma avvelenato momentaneamente però, fammi capire. Ah, ok, sì, momentaneamente. Avanti qua. Ne dobbiamo raccogliere 30. Beh, comunque qua non dovrebbe essere troppo difficile, anche perché sono illuminati da questa specie di aura. Quindi non è troppo difficile trovarli. Aspetta che sento qualcuno punzecchiare. Non ho capito bene chi è, ma... Nessun problema, utilizziamo delle pozioni. Il vigore si rigenera. Semplicemente. Laboratorio di campo. No, qua credo che non troveremo. Comunque, se non sbaglio, anche su Fallout 4, però potrei sbagliarmi, c'erano delle specie di erbe simile a qua Skyrim, che avevano questa sorta di luce che ti indica. Ecco, guarda, vedi quella specie di luce là? C'era anche su Fallout 4, se non sbaglio. Un'altra qua. Ce ne mancano ancora, quindi ce ne mancano ancora. Ecco, un'altra qui e poi un'altra anche là in fondo, quindi facciamo sta cosa qui. Questi funghi si possono raccogliere? Assolutamente no. Ma poi questi che cosa sono? Delle piante o delle specie di... Sinceramente non ho ben capito, delle specie di... Che sono questi? Fuoco fatuo. Aia! Porta pazienza. Ma polvere? Aspetta, perché qui stiamo facendo delle cose. No, togli ste cose che non me ne frega. Qui sta cominciando a diventare un po' troppo la roba. Allora, un attimo. 22. Qui facciamo 12. Se ne sprechiamo qualcuno così. 15. Ok. Ma chi è sta? Porca puttana, quanto sei brutta. Forse perché è già di ghiaccio, non ho capito sta cosa. Aia, aia, aia. Ma c'è qualcuno lassù, mi sa, eh? Non vorrei dire. Ma saranno anche utili questi cosi dei fuochi fatui, però... Sinceramente a me più di tanto non è che mi interessa a questo punto. Salve! Sì, però qui è buissimo, però... Aia! È buissimo! È buissimo! Non è che si veda un granché. Vediamo... Che cosa... No! Ancora! Ancora! Allora io ve lo dico. Questo è l'ultimo episodio, perché io mi sono rotto le palle, basta. Perché dai, non è possibile. E ancora qui. Aspetta che sento. Ah, ok, è proprio qua dietro. Poi. Un'altra qua. Poi. Un'altra là, un'altra là. Oh, adesso continuo a fare così. E
Salvataggio rapido, cosa vuoi che ti dica? Ma cos'è? Sembra Skyrim. Sai cos'è? È diventato una bomba a orologeria. Praticamente ha un timer. E sai cosa? Che questo timer, quando raggiunge un determinato... Ma ce n'è un altro? No, mi sembra di no. Che quando questo timer raggiunge un certo tempo, il gioco crasha. Cioè, non è la prima volta che mi capita. Perché qui è tutto viola? Cos'è? Sembra i colori di Vice City. Questo celeste, no, questo blu elettrico acceso e viola. Questi sono i colori di Vice City. Perché qua c'è questa leva? Ah, per attivare. Va bene. Qua dentro, ok, c'è qualcos'altro. Aspetta, F5. Altrimenti mi incazzo. Qua giù c'è qualcos'altro. Allora, ancora però non abbiamo trovato ne nemici questa volta. Meglio, meglio. Allora. Laggiù mi sa che abbiamo già controllato, quindi non c'è niente. Qui, ecco, guarda che qua c'è qualcosa. Quindi c'è in totale 30. Troppa roba. Qua adesso è tutto un F5, eh. Perché veramente... Michelle, non darmi una mano, eh. No, assolutamente. Ti taglio le braccia se mi dai una mano, eh. Qua dentro, no, qua dentro si sale, cioè se ritorna in superficie, credo. Ecco, lì ce ne sono altre due. Quindi adesso facendo una roba del genere. Sì, no, ma qui moriremo male, eh. Allora, una è qua giù, l'altra, come faccio a prenderla? Raccolto delle radicine, eh. Poi tra l'altro non mi ricordo questa missione da come l'ho, cioè come l'ho attivata. No, cazzo, la corrente no. Merda. Però se salti, vedi, ma guarda, sei comunque più forte della concorrente se salti. Come faccio ad arrivare lassù? O mi butto da là, ma secondo me non ci arrivo, ma non, no. Troppo distante, secondo me non ci arrivo, eh. Come faccio ad arrivare fino a lassù? Qui non vi... Ok, lì vedo qualcosa. E non, questa volta non stiamo incontrando nemici. Che è sta cosa? Non vi preoccupate se il gioco si blocca. Oh merda. Se il gioco si blocca sono io che faccio il salvataggio rapido e quindi si blocca per un secondo. Andiamo a prendere questa. Grazie. 16 su 30, sì. Buonanotte a trovarli tutti. Sì, gli ho beccato il piede e si è ghiacciato tutto. Logicamente. Poi basta, non c'è nient'altro. Oh, guarda un po'. Che culo. Fammi vedere la mappa. Insomma, è grande. È molto 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 grande. Dovremmo vedere bene, osservare ogni minimo centimetro di questo posto per trovare tutte le radici di Nirna. Anche se penso che più... Se non è 30 qui non ce ne sono, ma bensì dovremmo ritornare più volte qua. Perché si rigenerino tutto. Che cacchio fai? Ma è un altro? Ah no, sempre lo stesso. Ok, F5. Qui sarà una roba assurda di F5. Grazie. 18. Sto cos'è? No. Però questi due sì, li prendo lo stesso, non si sa mai. Un altro F5? Sì, perché io ho una paura boia che crashi ancora. In realtà no. Oh porco! Ma questi sono spawnati così dal nulla però. Cioè, non per qualcosa, ma... Ok,
Aspetta, aspetta, si sta rialzando. Olè. Ok. Ok. Là. Però questi più di tanto non è che... Ok, ne sento. Eccola qua un'altra. Sono tutti posizionati in maniera bastardissima, eh. Questa è la zona di Vai di Vai City. Vabbè, è un punto sopra elevato, quindi sì, sicuramente qualcosa dovrebbe fare. Ah, ok, lì vedo qualcosa. Andiamo per di qua. Perché mi sa che qua non ci siamo. E infatti, guarda, eccola là una. Se troviamo un modo per salire. Ok, fatto. Abbiamo trovato il modo per salire. Cacchio. Cioè, ma proprio nelle posizioni più bastarde. Porca. Bastardo. Da qualche parte. Ah, eccolo qua. Merda. Non si scherza. Oh, salve. Ti mando un mio amico. Un bell'altro neanche a farti compagnia. Non ci arriva fino a là? Cazzo, se non ci arriva. Ce la fai a scendere da lì? No, però da qua riesci comunque ad attaccare. Ma secondo me non gli fa nulla, eh. Comunque dobbiamo scendere. Perché comunque c'è. Là. Te lo. Ti. Rifaccio rispawnare qua. Sì, sì, vai, tranquillo. Che cazzo fai? Ah no, no, dai, gli fa danno. Gli fa danno, dai. Ma qui quanta roba. Porca... Ecco, qua ad esempio non ci siamo stati. Prendi. Siamo a 21, quindi ancora 9. Ancora 9. Ci riusciremo questa volta? Ne mancano 9. Qui la tensione sale. Qui mi sembra che comunque non ci sono stato. Infatti. Ce la fai a prenderla? Dai. Grande. Non so come, ma ci sono riuscito. Ne mancano 7. Vai così. Vai così. Ne mancano 7. Cos'è sta roba? C'è questa. C'è qualcosa qua? Vice City. Vice City. Ci sono gli stessi colori. Viola e blu elettrico. Quanti sono? Salve. Là. Ma questo si è nascosto qui per caso? Cioè, non ho capito. Ma qui non è che stiamo tornando indietro, vero? No. 6. Ne mancano 6. No. Cazzo. Aspetta. Mi stai dicendo che addirittura qua dentro? Sì, lo sapevo, volevo solo vedere se era veramente una trappola o se era una roba tipo così. Quindi anche qua dentro bisogna guardare. Ne mancano 5. Riusciremo a trovarli tutti? Altri cosi fatui? Vuol dire che c'è anche lì la fatina. Eccola qua la fatina. Non ci provare. Ma scusa, me l'ha già distrutto quello, non ho capito. Aia, mi fai male. Dai. Ma attacca lei, non sto microscopico che si è anche bloccato qui. Dai, dammi una mano.
Ma che Atronach sei? Vergognati. Ammazza quanto sei brutta però, eh. Lasciatelo dire. Sì, e quanti sono? No, no, ma avete visto? Ma ce n'erano due, sbaglio? Ecco. Beh, ecco. Sì, ancora. Questa è l'ultima volta, eh. Questa è l'ultima volta, poi basta. Perché, cioè, no, perché no? Semplicemente. Ecco. Subito. E dai, allora. Aia. La. Dai. Ma ce la fai? Cazzo, sei però sei debolissimo, dai, fatteltelo dire. F5 ancora, vediamo. Puntiamo per di qua. Dove. Sì, siamo brutalmente crashati. No, scusa. Aspetta. Cioè, se tu vai là, crashi. Tu vai là e crashi. Ma ci rendiamo conto? Tu vai là davanti a quella specie di cosa gigante e crashi. Se tu ti dirigi verso lì, lì in quella zona lì, crashi. Crashi. Proviamo ad andare dall'altra parte. Vediamo. Qua è fanculo. Però lì ce n'è un'altra di cosa lì. Che cazzo. Ah, è un ragno quello. Allora, se contiamo quello siamo a 4. 3. Ok. Con questo siamo a 3. Con quella là in fondo siamo a 2. Ragazzi, 2. Dopo ce ne manca soltanto una. Aspetta, forse la riusciamo a prendere da qua. Ok, è fatta. È fatta. È fatta. Possiamo uscire da questo. Scusa? No, adesso ne mancano due. Quella zona lì. Ho parecchia paura. A parte che è quella là la zona. Quindi qua dovrei comunque cavarmela discretamente. Beh, comunque io lo rifaccio 50.000 volte, eh. Non me ne frega nulla. Qui ce n'è un'altra. Zitti, zitti. Zitti. Vai. Vai, 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 vai. Però lì c'è uno. Ne manca uno, ragazzi, guarda. Ne manca uno. E ne abbiamo uno proprio davanti. Lì vedo qualcosa, però non capisco bene se è un nemico o no. Penso di no, comunque. Ok. F5, entriamo qua dentro. Sicuramente qua ci sarà un'ultima cosa, qua pianta, radice, insomma, avete capito? Non è vero, ma non c'è un ma che. Ma. Jol? Ma che ca. Ma è tutto chiuso qui. Aspetta che ne sento. Sì, 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 sì. Fanculo a tutti. Fanculo, non mi farai uccidere ora. F5, non me ne frega nulla. E ora, dobbiamo uscire da qui subito. Dobbiamo uscire. Perché questo è già mezzo morto? Va. Dovrebbe essere quella l'uscita? Fammi vedere. 180. Dovrebbe essere quella l'uscita comunque. Io basta, io me ne vado. Me ne vado via. Ciao ciao a tutti. Che si è visto, che si è visto. Sì. Per favore non crashare. Per favore non crashare. Per favore. Apri Skyrim. Aprilo per favore. Dai, voglio uscire da qui.
Ti ringrazio. Ti ringrazio. Ed è pure giorno. Ti ringrazio infinitamente. Dov'è poi? Qui? Ti ringrazio infinitamente. Grazie. 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 Porca mar... Grazie. Al momento ho un po' da fare. Ti ho portato queste radici di... Ne hai raccolta una buona quantità, vedo. Esaminerò a fondo le note di Sindarion in cerca di altre informazioni sulla radice di Myrn Kremisi e sulle sue proprietà. Ecco a te. Grazie. Aiutandomi a completare il lavoro di Sindarion hai reso un grande servizio all'alchimia. Vorrei donarti questo tomo, uno dei capolavori di Sindarion. Te lo sei ampiamente guadagnato. Grazie. Sembri molto stanca. Si vede così tanto. Sono assai indaffarata. Fra il lavoro alla fattoria, la coltivazione della radice di Myrn, l'impegno per tenere a freno mia sorella Adore, mi resta pochissimo tempo per riposare. Se a te sta bene posso aiutarti. Davvero? Sarebbe una piacevole novità. Uno degli ingredienti necessari per coltivare la radice di Myrn sono gli acini di Jasvai. Il contenuto acido del succo è l'ideale per il terreno. E dov'è che si trova? Ne servono 20 per il raccolto attuale. Ah, 20, ok. Buona fortuna con quegli acini di Jasvai. Trova 20... E dove si trovano questi cose poi? Trovi... Jasvai. Radice... Vacca, ma che casino! Perché c'è una freccia d'acciaio qui? Non si capisce niente, sembra... Oh. Ma che è sta roba poi? Pianta di patate, zucche... Sì? Hai sconfitto e cacciato un grande male da Skyrim. Ma magari anche qua in zona c'è qualcosa... Ma poi che roba è lo... Jasbei? Che cacchio è? Jasbei. Lo Jasbei. Aspetta, mi stai dicendo che forse dobbiamo rientrare dentro a uno di questi cosi? Nanici? Che magari si trova solo lì? Spero di no. Perché ti picchio. Ma ti picchio. Malamente. Se è così. Aspetta, un'ultima cosa prima di andar via. Andiamo a Ivarstad, visto che è la città più vicina. Andiamo a chiedere se c'è qualche alchemica. Anche se hai Ivarstad. Di alchemici mi sembra che non ce ne sia. No, questo qui è lì NN. Hai intenzione di sistemarti e avere dei... Lì c'è una cosa distrutta. Che c'è qua? Un'altra radice. Non ti vedo, Raider. Stai bene? Raider qui, ma poi è scomparsa. È andata a raccogliere delle piante e non è più tornata. L'hanno cercata tutti, ma nessuno l'ha trovata. Willem dice che tornerà. Dice a Narfi di non preoccuparsi, che Raider tornerà. Che problema hai? Papà l'ho salutato. Mamma l'ho salutato. Ora Raida se ne va e Narfi non può salutarla. Questo rende Narfi molto, molto triste. Narfi vuole Raida per salutarla. Tieni. Oh, grazie. Che i divini ti benedicano. Dono della... Papà, questo rende Narfi... Ah, così solo? Molto triste. Narfi vuole Raida per... Qua dentro... Allora, fammi vedere, qui sicuramente ci dovrebbe essere una cosa segreta. Cioè, nel senso, una di quelle cose segrete che magari devi spippolare per bene, potrebbe essere? Visto che qua è tutta distrutta, abbandonata. Anche no, non credo che potrebbe essere qui la cosa. Vabbè, comunque io sto cercando l'alchemica, ma penso che qui l'alchemica non ci sia. Vabbè. Allora, sai cosa?
andiamo a Windhelm. A Windhelm andiamo dal nostro alchemico o alchemica di fiducia e chiediamo questo Zagzob, come cavolo si chiama. Allora, vediamo se... Allora, dovrebbe trovarsi più o meno qua. Dovrebbe, teoricamente. Fammi vedere. Allora, questa è la cosa del frantuma scu... No, non è per di qua. Allora, è la zona del fabbro, se non sbaglio. Sempre nella zona del fabbro, è. E la zona del... Ecco, mi pare di sentirlo. Ecco, è qua. Senti, senti. Questo qui è il fabbro. Aspetta, fammi vedere. Ok, è qua. La fiala bianca. Vediamo se loro hanno qualcosa. Aspetta, prima guardiamo se il proprietario è morto o sta ancora morendo. Sta ancora morendo. Se è già da mo, che stai morendo poi, cioè. Non per qualcosa. Allora, c'hai uno di questi cosi Zabb lì, come cavolo si chiamano? Aspetta. Ah, questi sono. Ascolta. Il mio maestro avrà anche un brutto carattere, ma ho imparato molto da lui. Non diventerò Ascolta. Trita scorta di pozioni e reagenti alchemici. No, ingredienti mi servono questi qua, esatto. Acini di Jasby. Ma solo questi ci sono di Jasby. Vediamo. Penso di sì, eh. Ah, però qui... vacca boia, ma quanti sono? Cioè, nel senso, ha una grande scorta qui, eh? Uova di ragno. No, allora... Prendiamo questi qua, ne servono 20, quindi... Pian piano prendiamo anche questi. E sono due. Va bene, allora. Come uno? Due, ok. E con questi... Scusa, ma non ce n'era... Ma non ce n'era un altro, scusa. Però qui ce ne ha di roba. Va bene. Va bene, allora. Ora con calma faremo anche questa missione. Vabbè, andremo in giro con più calma a prendere queste cose. Ho perso la mia famiglia diversi anni fa. Sì, però qui di missioni, cioè, ne stiamo facendo. Un tempo anch'io. Allora, facciamo così. Finiamo di prendere. Ma cos'è questa roba? Sì, ma quante missioni. Vabbè, vedremo successivamente. Quindi, per questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando, vedere anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Skyrim. Oh, finalmente per una volta è anche giorno. Un po' nuvoloso, ma almeno è giorno. Bella.